Buongiorno amici e bentornati sul mio canale YouTube. Nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Mai più di ora, o meglio, mai come ora, questa maglietta che indosso ha effettivamente un senso, ovvero Plan B. Certo, il piano B ci servirebbe non solo per questo, ma ci servirebbe anche per molte altre cose, soprattutto per quello che sta succedendo in Ucraina, in modo assolutamente assurdo, pazzesco, e questo ovviamente non va bene, non va per niente bene. Detto questo, tralasciamo la parte politica, la parte più ovviamente cruenta, perché siamo pieni bombardati da notizie. Noi fortunatamente per il momento solo da notizie, siamo comunque pieni di queste notizie, quindi lo sapete meglio di me come stanno andando le cose, potete leggerlo ovunque, l'importante è leggerlo però nei posti giusti, perché come sapete alcune cose poi dopo va sempre trovata la fonte corretta. Detto questo, partiamo subito con i mercati, perché i mercati ovviamente stanno soffrendo e stanno soffrendo perché non ci potrebbe essere diverso. E partiamo con un grafico che molto probabilmente, diciamo, è la miglior fotografia di questo momento. Questo è il cross dollaro americano rublo russo e vedete, oggi ovviamente siamo sul mercato odierno, vedete che il cross dollaro rublo è passato a 114. Cioè, ragazzi, qui siamo davvero, eravamo già abbastanza alti qui, diciamo quando eravamo intorno al 25-24 febbraio, avevamo toccato circa gli 84 punti. Ma adesso vedete che siamo ben oltre l'inimmaginabile, o meno 114 è davvero un valore altissimo per il cross dollaro-rublo. Significa che il rublo si sta veramente svalutando tantissimo. E di questo ne parleremo anche tra un po', perché ovviamente la Russia, che si è vista bloccare i codici SWIFT, o quantomeno per alcune banche russe, sono state diciamo chiuse cioè quello che è il circuito SWIFT internazionale dei pagamenti internazionali, però c'è un piano B anche per la Russia. E ora andiamo un po' a vedere invece quello che sta succedendo invece sui listini, sui vari listini. Qui siamo sul Nasdaq, ovviamente. Oggi non sale il Nasdaq, che oggi stranamente, malgrado tutto, gli scorsi giorni ci aveva fatto vedere che la guerra peggiorava, ma il Nasdaq invece l'aveva ripreso a salire. E invece no, eccolo qua, il Nasdaq che torna sulla terra, torna a essere un listino normale, quindi ovviamente scende, scende di quanto? Scende meno 1,13. Adesso è abbastanza interessante perché siamo arrivati proprio nei pressi di questa resistenza qua, intorno a 14.200. Vedete, ha toccato qui ieri, anzi sì, proprio ieri, e anche stamattina, vedete, ci ha insistito. Qui ieri addirittura ha chiuso con questa doji pazzesca, insomma quasi un hammer rovesciato, e qui vedete che adesso sta facendo questa inversione. Questo potrebbe essere effettivamente, diciamo, queste tre candele posizionate in questo modo, se dovesse chiudere così la giornata, potrebbe essere effettivamente un pattern di inversione. Questo andrà a confutare quella che potrebbe essere l'ipotesi che avevamo fatto già da alcune settimane, in realtà da inizio anno, dove ci poteva essere questo movimento per il Nasdaq. Vedete, insomma, comunque discesa, a prescindere da quello che erano le questioni politiche internazionali e quant'altro, il dramma che si sta vivendo in questi periodi. Male un po' tutti i listini, devo dire che oggi non si fanno sconti, malissimo. Adesso ovviamente questo è il listino russo che è fermo, che sono 2 giorni che la borsa di Mosca è chiusa, perché nel caso aprisse sarebbe davvero un crollo probabilmente intorno al 70-80%, adesso non lo so, ma di certo saremo su livelli pazzeschi per il listino di Mosca. Male anche i listini europei, malissimo il FTSE MIB italiano oggi meno 4,14, molto peggio della Germania, meno 2,85, malino UK, ma tutto sommato restato in piedi, male la Francia, meno 3,94. Qui ragazzi stiamo tornando su livelli, a testare livelli che avevamo toccato a luglio dello scorso anno per quanto riguarda il FTSE MIB, vedete stiamo andando vicini ai 23.900, questi livelli davvero pericolosissimi. Poi, male, non malissimo, invece è andata abbastanza bene sulla sessione asiatica perché CSI 300 ha chiuso più 0,83%, China 50 più 0,21%, Hang Seng di Hong Kong ha chiuso a meno 0,66%, ma l'Hang Seng Tech ha rimbalzato dello 0,74%, per il resto è un normale tappeto rosso. Ora,
Il piano B, ovviamente qui adesso non si sa bene dove si andrà a parare perché in questo momento diciamo, c'è molta incertezza, c'è molta ancora più incertezza di quanto ce ne poteva essere dall'inizio dell'anno dove si sapeva che ci sarebbe stata comunque una stretta monetaria che difficilmente verrà messa in discussione, almeno per quanto riguarda la Fed che diciamo, ufficializzare le sue decisioni proprio in questo mese, nel mese di marzo. E quindi anche questo ovviamente non porterà certo ventate di ottimismo sui mercati. Ma detto questo, andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo sul Forex, appunto, perché innanzitutto ovviamente crollo del rublo, ma non poteva essere diversamente. Guardate qua, oggi sta facendo il cambio dollaro-rublo più 10,35%, ieri ha fatto praticamente più 30%, forse, però sì, mi sembra più o meno siamo a quei livelli lì, forse più 20%, quindi vedete che è veramente... C'è ben poco da dire su questo. Andiamo a vedere come si sta comportando il dollaro. Il dollaro che rimbalza oggi più 0,33%, continua a mostrare i muscoli, ma non così forte come ci si potrebbe attendere. Vedete queste candele estremamente volatili, ma anche estremamente indecise alla fine, perché sale, sale, scende, 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 poi risale. Insomma, c'è tanta indecisione. In più poi c'è una novità. C'è da dire che... La Russia non è rimasta a guardare da un punto di vista economico. Innanzitutto c'è da dire che le sanzioni che stanno colpendo in questo momento, diciamo, Putin, ovviamente non colpiscono Putin, ma colpiscono la popolazione, perché poi alla fine, quando ci sono delle sanzioni economiche, chi ne fa le spese siamo sempre noi, no? Siamo il popolo, non è tanto, diciamo, i grandi, soprattutto non sarà il miliardario Putin a soffrire, diciamo, di queste sanzioni, perché ovviamente lui, i suoi conti in tasca se li erano già fatti, ma non è tanto questo il problema. Il problema è più ovviamente è una mossa, no? Per cercare di delegittimare appunto il potere di Putin, fare in modo che insomma ci sia un'arma in più, insomma il popolo che possa in qualche modo spingere lo stesso Putin a fare un passo indietro. Il problema però qual è adesso? Innanzitutto ci stanno verificando ovviamente tutta una serie di chiusure. Leggevo ieri una cosa divertente per cui un famoso sito, diciamo per adulti, ha oscurato gli utenti russi facendo vedere anziché dei video la bandiera ucraina. Questo ovviamente non lo so, non lo posso verificare, quindi così l'ho letto e quella cosa mi faceva abbastanza sorridere. Ma leggevo oggi, per esempio, che Apple Pay e Google Pay non sono più disponibili per gli utenti russi. E ovviamente questo problema anche del mercato Swift, del circuito Swift, per le banche è un grande problema. Quindi qual è stato, diciamo, qual è il piano B per la Russia? Ovviamente rivolgersi al suo amico naturale, cioè la Cina, non può essere altrettanto, non può essere diversamente. Quindi la Russia cosa fa? Ok, l'Europa mi chiude i rubinetti, io ho il mio più grande partner mondiale, che non sono certo le quattro azienducole italiane o europee, ma è la Cina, diciamo un bacino di utenze enorme, ma soprattutto la Cina cosa? Ha il CIPS, ha inventato, diciamo, questo circuito di transazioni interbancarie internazionali che non è usato soltanto dalle banche cinesi, ma viene usato anche da alcune banche occidentali come Standard Chartered, Citigroup, BNP Paribas e anche la Svizzera HSBC, scusate, mi sta un po' annotando la lingua. E questo quindi comunque è un circuito riconosciuto, quindi è chiaro che le banche si girano verso la Cina. E questo è interessante perché si aprono ovviamente dei scenari da un punto di vista diciamo di investimenti e di opportunità anche su questo punto. Quindi ci sono essenzialmente due banche cinesi, diciamo, due titoli cinesi molto interessanti da tenere in considerazione che sono. Adesso vi dico subito, sono allora, vediamo se riesco a trovarlo, si chiamano Union Holding 2537, eccolo qua. Eccole qua, questo è uno diciamo, dei titoli cinesi da tenere sotto controllo. Guardate, oggi ha fatto un più 0,35%,
10% ovviamente sul fatto proprio che di questa notizia di queste banche russe che si stanno girando, diciamo, verso il circuito tra virgolette cinese. E poi ce n'è un'altra, quindi tenetevela bene in testa, lo Union Holding. Questa è davvero potrebbe essere, diciamo, ovviamente ci sarà tanta volatilità, però potrebbe essere davvero da tenere sotto controllo. E poi ce n'è un'altra che ha come codice 25, allora vediamo se la troviamo, 30, perché me le sono segnate qua, perché i nomi ovviamente per me sono assolutamente impossibili. Scienza in Form, vediamo, sì, eccola qua, eccola qua. Scienza in Form, anche questa, eccola qua, vedete. Anche questa oggi ha fatto la bellezza del più 9,89%, quindi anche qui tanta volatilità, perché guardate qui che, insomma, che candelone estremamente forti, quindi anche qui comunque dovete fare molta attenzione se decidete di spingere, diciamo, di spingere, se decidete di in qualche modo investire su questo tipo di titoli, perché sappiate che comunque sono estremamente volatili, quindi dovrete fare molta attenzione, però è davvero interessante. Quindi questi due titoli sicuramente in queste prossime settimane, prossimi mesi, saranno molto probabilmente, diciamo, nel mirino, perché ovviamente sono quelli che sono coinvolti nello sviluppo appunto di questo circuito, e quindi, come ben potete capire, la cosa desta molto interesse. Ripeto, bisognerà fare attenzione adesso quando sarà il momento di vedere anche gli earnings, per esempio, delle grandi aziende di pagamento non americane, sì, americane, perché no? Perché chiaramente con queste chiusure da parte diciamo da parte dell'Occidente verso per punizione, diciamo, quindi per rappresaglia, cioè, diciamo, verso Mosca e quant'altro, ovviamente verranno meno tutta una serie di introiti per alcune aziende. Quali potrebbero essere Visa, PayPal, abbiamo detto Google Pay, abbiamo detto Apple Pay, quindi potrebbe essere tutte queste aziende, Satispay, non lo so, sparo, però dunque tutte queste società o aziende che gestiscono pagamenti elettronici, comunque molto molto utilizzati all'est, nell'est molto molto utilizzati, soprattutto più utilizzati di qua in Italia, vi rassicuro che qua siamo veramente indietro ancora con i pagamenti elettronici rispetto a quanto li utilizzano nella stessa Ucraina, quando li utilizzano nella stessa Russia, perché molti pagamenti si fanno coi telefoni attraverso appunto questi sistemi, diciamo, elettronici. E questo ovviamente potrebbe essere un problema per i prossimi earnings, magari non per quelli del primo, beh sì, forse già per quelli del primo, quindi quando usciranno, diciamo, quelli del Q1 2022, per alcune aziende potrebbe essere un problema. Quindi magari andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo sui listini americani. Per esempio, vediamo un pochino. Allora, Google sta facendo solo meno 0,77, Microsoft meno 1,03, tutto sommato va abbastanza bene, Apple meno 0,99. Ma già PayPal, diciamo, era abbastanza messa male, ma vedevo prima che Visa non stava andando particolarmente bene. Infatti vedete che Visa oggi fa un meno 3,51. Ovviamente perché? Proprio per questo motivo, legate alle transazioni bancarie, quindi circuiti internazionali quali Visa, molto probabilmente anche Mastercard, andiamo a vedere un po', anche Mastercard, eccola qua, anche Mastercard, vedete, non fa sconti, meno 3,65, andiamo a guardarci anche PayPal, che è un po' che non guardiamo, che certo già non era messa benissimo, e infatti eccola qua, anche PayPal fa un meno 4,43 proprio. Dopo aveva tentato un timido rimbalzo intorno ai 100 dollari, però vedete comunque a riprova di quanto vi stavo dicendo, oggi soffrono i settori legati ai pagamenti elettronici in qualche modo, quindi le banche e i circuiti internazionali di pagamenti. Questo ovviamente è un problema enorme. Quindi, piano B, anche per noi che dobbiamo investire, eccolo qua, ragazzi, piano B, il grano. Guardate il grano che balzo che ha fatto e guardate dove è arrivato. Esattamente nell'area che vi avevo segnalato, ormai lo sapete, da mesi, se andate a vedere anche i grafici di novembre, quando ne parlavo e vi dicevo occhio al grano che sarà un dramma nel 2022, certo non mi aspettavo una guerra, ma comunque mi aspettavo queste quotazioni. 9,84, il grano fa 5 più 35, più 5,35%, adesso il mercato è fermo, ma qui ragazzi siamo davvero.
a livelli pazzeschi, qui non, cioè, il rischio qua è per tutti, è per chiunque, escluso nessuno, cioè nel senso la Cina corre in aiuto della Russia comprandogli il grano, ma il problema è adesso c'è il grano dell'Ucraina che non può lasciare l'Ucraina perché i porti sono sotto assedio, sono stati attaccati, sono stati diciamo ormai assediati, chiusi, eccetera, eccetera, sono sotto il controllo delle autorità militari russe e quindi c'è tutto un problema di esportazione di materie prime, grano, questo è uno di questi, però anche il grano americano, però grano tra uno delle altre cose, ma oggi, cioè, ragazzi, ovunque dove ci giriamo, guardate il nickel, più 4,67, per non parlare magari dell'alluminio, alluminio ha fatto più 3,16. E quindi qua ovviamente altri problemi e non solo, poi oggi è abbastanza male un po' tutti. Guardiamo quello che sta facendo, per esempio, il Bloomberg Commodity Index. Siamo su 119 dollari, ragazzi. Qui guardate che balzo, siamo su livelli record anche qua. Oggi sale anche il gas americano, il gas naturale americano, che stranamente, diciamo in un certo modo, perché anche se tecnicamente è andato a toccare qui la media 200 periodi, per cui ha sentito un po' tecnicamente, diciamo, questo livello, ci ha rimbalzato sopra, un po' vuoi anche per le notizie che di certo non sono positive, e quindi vuoi che in qualche modo il gas americano non si lasci un po' condizionare da quello che sta succedendo sul gas europeo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sul gas europeo, però ripeto, qua stiamo un po' andando incontro anche alla stagione di ribasso teorico, se la stagionalità verrà rispettata, perché non è detto che venga rispettata, però occhio quindi anche a come si muoverà il gas, in questo momento più 3,81%, ma andiamo a vedere quello che sta facendo purtroppo invece il gas europeo, 116 euro megawattora, purtroppo qua siamo ancora molto molto male, malgrado non ci siano ancora problemi di rifornimenti per il gas, tutto sta funzionando nella norma. Malgrado le minacce, l'escalation, i bombardamenti, tutto quello che volete, però per il momento per l'Europa ancora non c'è stata la chiusura di questo tipo di asset. La chiusura di rifornimenti del gas porterebbe davvero a un'escalation, secondo me, ancora peggiore, perché ovviamente l'Europa non potrebbe stare a guardare, lasciandosi mettere in ginocchio per non avere modo di poter, diciamo, mandare avanti la maggior parte, non la maggior parte, ma molte delle sue attività legate appunto al gas, qual è la produzione di energia tra queste. Quindi gli scenari sono davvero complicatissimi in questo momento. Ovviamente in tutto questo chi sale è l'oro. 1,940, ve l'avevo già detto, me l'avevo anticipato ormai da mesi, questo il 2022 sarà l'anno dell'oro. Certo, non mi aspettavo, diciamo, salite di questo tipo, però siamo comunque dentro con i copiatori del toro, non direttamente dentro la materia prima, ma di riflesso dentro alcune aziende che trattano appunto l'oro come minerale, e questo va benissimo. Quello che non va bene, cioè non va benissimo, insomma, va bene per chi, insomma, diciamo, in qualche modo specula sull'oro. Quello che non va bene, ragazzi, è quello che sta facendo invece il petrolio. Oggi, guardate qua, oggi il petrolio ve lo faccio vedere, più 8,87%, siamo davvero a 104 dollari. Se siete andati a far benzina oggi, avete visto come il prezzo delle pompe, delle carburante alle pompe, segue perfettamente i mercati quando devono salire, li segue un po' meno quando devono scendere, ma soprattutto, diciamo, quello che non va bene è che il prezzo che noi paghiamo in questo momento in realtà non è il prezzo che state vedendo qua, ma in teoria sarebbe il prezzo che c'era 6 mesi fa, perché non stiamo pagando il petrolio estratto oggi e contrattualizzato oggi, stiamo pagando il petrolio che è stato estratto, contrattualizzato 6 mesi fa e lavorato, per cui c'è sempre questo problema ovviamente di speculazione, no? E questo ovviamente non va bene per noi che siamo piccoli, diciamo purtroppo consumatori, chiaramente, però certo questo non va bene neanche per le grandi aziende, perché pensate solo alle aziende dei trasporti, alle aziende che hanno i camion, quindi che devono far viaggiare le navi, che devono far viaggiare gli aerei, ragazzi, questi prezzi qua si riflettono anche su di loro, cioè, quindi,
non è solo su di noi, ma di riflesso un po' su tutto. E ovviamente questo prezzo qua, ragazzi, poi lo scontiamo anche su quello che mangiamo, perché rincarano i trasporti, rincarano le materie prime. È chiaro che l'inflazione schizza alle stelle, motivo per cui io non mi aspetto che la Fed a marzo non faccia, cioè lasci così come stanno le cose perché c'è una crisi per la guerra. Anzi, potrebbe benissimo raddoppiare la dose, potrebbe fare un più 0,50 anziché un più 0,25. E la stessa cosa potrebbe fare la BCE a un certo punto. Perché l'inflazione va fermata, va combattuta in un modo o nell'altro. Quale sia il modo più giusto, non spetta a me dirlo, io guardo i grafici e quindi quello posso fare. Però ripeto, piano B, quindi le materie prime, occhio alle materie prime, ce ne sono tante che possono dare tante soddisfazioni, ma occhio davvero perché ogni notizia può portare a un salto come può portare a un crollo anche, quindi sulle materie prime bisogna andarci molto molto preparati. Qualche buona notizia almeno ce la portano le criptovalute. Bitcoin, grande balzone ieri, grande Bitcoin, ha fatto un balzo enorme da 37.000 a 42.000, balzato di 5.000 dollari, e questo è stato davvero un grande, grande balzo, soprattutto perché si è riportato sopra i 42K con grande, insomma, con grande stima e con grande sollievo, perché le cripto stanno effettivamente rialzando la testa, e lo guardiamo anche qui diciamo, dal total market cap, perché si riporta sul 1,8 trilioni. Quindi davvero comunque il mercato delle cripto in fermento, in questo momento sembra che stiano fungendo più da asset di rifugio, no? In qualche modo. Questo perché? Perché molto probabilmente anche col blocco, diciamo, dei normali finanziamenti bancari, dei pagamenti e quant'altro. Qual è il piano B? Qual è l'alternativa? Ovviamente sì, può essere il circuito cinese, ma ovviamente possono essere le cripto. Le cripto che la Russia aveva tanto bistrattato, tanto da bannarle, tanto da impedire il mining, adesso forse potrebbe essere anche costretta a rivedere i suoi piani da questo punto di vista. L'Ucraina era uno dei grandi utilizzatori di cripto ed è probabilmente anche quello che stanno molti utenti ucraini stanno utilizzando in questo momento per poter ricevere pagamenti, per poter fare qualcosa, perché è chiaro, bloccando alcuni circuiti internazionali, chiaramente qual è il modo più semplice per evitare il passo? Il circuito parallelo alle banche, no, ovvero la blockchain, quindi la DeFi o la DeFi, come lo volete chiamare, e tutto il resto. Quindi ovviamente ci sono sempre i piani B, bisogna cercarli, bisogna studiarli bene, bisogna metterli in atto. Anche per la guerra c'è sicuramente un piano B, e lo sappiamo tutti quale può essere il piano B per la guerra. C'è solo, in questo momento, vista così, mi sembra che ci sia solo una soluzione. Però ovviamente l'avete già letta in giro, non spetta a me darla. Però, allora, tornando a Bitcoin, molto bello tecnicamente quello che sta facendo Bitcoin, e occhio perché guardate qua, Bitcoin si è fermato di nuovo per la terza volta, triplo massimo di periodo, sul livello qui intorno ai 44K, vedete? E questo è interessante, significa che sta sentendo questo livello. Perché lo sta sentendo? Perché qui dove ci sono questa freccia qua, vedete questa balena, qui ci sono le balene a 33.000 e poi ci sono le altre balene assestate qui, tra 48 e 47. Questo livello qua sarà un livello di resistenza abbastanza forte, ve lo segno qui, perché è qua che sono entrati molti degli investitori, vedete dove ci sono questi due livelli di volume, è qua che sono entrati molti degli investitori dell'ultimo periodo, dello scorso anno, che in questo momento sono in perdita e quindi molto probabilmente vorranno rientrare del loro investimento, magari alla pari, magari rimettendoci meno. Quindi è chiaro che qua, quando il prezzo tornerà, tenterà di toccare di nuovo questi livelli, lo sentirà più volte, perché qui qualcuno vorrà scaricare le proprie posizioni per non rimanere in qualche modo appeso, oppure perché non si fida del fatto che possa continuare a salire. Per il momento c'è da dire che finché stiamo sotto la media 200 periodi, siamo ancora in una fase estremamente al ribasso. Quindi prudenza. Ovviamente poi il resto andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo. Non corre Decentraland ovviamente, perché tutto quello che è legato un po' al metaverso in questo momento passa in secondo piano. Quindi
chi ci guadagna in tutto questo sono Bitcoin, che è sicuramente la parte più solida in questo momento, diciamo, delle criptovalute. Ethereum, che si riaffaccia ai 2,9, vedete, ma non in maniera così forte. Anche qui Ethereum deve soffrire sui 3.000, perché 3.000 sarà davvero di nuovo un grande dubbio per Bitcoin, per Ethereum. Quindi anche qui ci sarà da soffrire. Vediamo un po' chi salta oggi all'occhio, se c'è qualche cripto in particolare. No, nessuno in particolare. Il resto, diciamo, sì, è allineata un po' in maniera abbastanza piatta, però ripeto, per il momento le cripto, meno male, almeno stanno funzionando un po' da bene rifugio. Bene, per il momento è tutto, non c'è molto altro da dire. Io, ragazzi, spero che tutto questo si risolva al più presto, nella maniera più pulita possibile, e che veramente qualche pazzo non gli venga in mente veramente di mettere in campo anche armi di distruzione di massa, quali i missili termobarici, le armi termonucleari o che altro, perché davvero, ragazzi, stiamo uscendo dal Covid e non possiamo estinguerci per ste cagate qua, scusate i termini, perché, ripeto, la guerra non è mai una soluzione per nulla. Bene, io vi ringrazio come sempre, iscrivetevi al mio canale, aiutatemi a supportare, diciamo, le mie analisi, se ci sono dubbi o commenti chiedete sempre, e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti, come sempre, stay tuned, finger crossed. Ragazzi, pace, ciao a tutti.